compagnia di Stani Verde, che è il candidato sindaco a Forio. Le elezioni di Forio sono delle elezioni anche abbastanza sanguigne, molto sentite, e forse fin troppo per certi aspetti. E io da lui vorrei sapere alcune cose. Innanzitutto vorrei capire lo stato dell'arte della politica a Forio e poi vorrei parlare anche molto velocemente però di quelle che sono le sue idee sul turismo, visto che la politica turistica è la politica economica dell'isola di Ischia, in particolare del comune di Forio. Però iniziamo, andiamo per un tema alla volta. Lo stato dell'arte della campagna elettorale. Beh, la campagna elettorale purtroppo in questo primo, diciamo, questo primo tempo ci sono state da parte del mio avversario ha mantenuto dei toni altissimi. Spesso abbiamo ricevuto offese dai palchi, un po' per strada dappertutto, però noi abbiamo pensato ad incontrare la gente, anziché rispondere abbiamo pensato a parlare del nostro programma. Quindi per noi oggi vale solo questo, l'unica cosa importante è Forio e far risollevare il nostro paese. Dunque Forio come quantità di abitanti è il comune più popoloso dell'isola di Ischia, quindi dovrebbe avere, potrebbe avere anche una, come devo dire, una sua centralità in quelle che sono le scelte anche dell'economia di tutta quanta l'isola. Quindi il sindaco di Forio è una voce estremamente autorevole, dovrebbe avere delle grandi responsabilità in quelle che sono le progettazioni turistiche dell'isola di Ischia. Quali sono le tue idee nel campo del turismo? Allora, innanzitutto io credo che la tassa di soggiorno, abbiamo questa grande risorsa, in 5 anni l'amministrazione uscente praticamente ha sperperato un budget di oltre 6 milioni di euro. Questi 6 milioni di euro andavano appunto spesi per rilanciare Forio e quindi l'immagine dell'intera isola, perché come dicevi giustamente Forio è un comune, è un paese importantissimo nell'economia di tutto il turismo isolano. Quindi anziché sperperare questi soldi nelle solite fiere, io pensavo di andare in fiere più importanti che potessero rilanciare l'immagine turistica di Forio e dell'isola di Ischia a livello mondiale, quindi Stati Uniti, Giappone, mercati che oggi sono sconosciuti per noi. Purtroppo spesso ci troviamo a dover spiegare a persone di altri paesi, al di fuori dell'Europa, dobbiamo spiegare che Ischia è l'isola vicino Capri, questo non va bene. Presentare l'isola di Ischia al mondo vuol dire anche presentarla in una condizione di alto livello, che forse oggi non potremmo dire che stia vivendo l'isola di Ischia, perché le defianze sono molte e anche, come devo dire, sedimentate nel tempo, cioè ci sono delle brutture che non sono state immediatamente contrastate e che per anni hanno caratterizzato alcuni degli aspetti di quest'isola. Purtroppo sì, non posso che darti ragione. Già il fatto che noi fino a pochi giorni fa avevamo i camion della NU che facevano il travaso, tutti impegni proprio a dire mai più la spazzatura sullo skyline. Mai più la spazzatura sullo skyline. Nei primi 100 giorni abbiamo già pensato che il servizio di raccolta rifiuti deve essere fatto di notte. E poi successivamente abbiamo già degli accordi con dei proprietari delle aree importanti all'esterno del paese, dove andremo a creare l'area dove verrà effettuato il travaso dei rifiuti. Abbiamo idea di creare un'isola ecologica qui. Quindi partire dalle cose fondamentali. Uno dei nostri candidati, il comandante Gallo, quando gli parlai della possibilità di far attraccare al largo di Forio le navi da crociera per far scendere i crocieristi a Forio, la prima cosa che mi ha detto Stani, tu inviteresti degli ospiti a casa tua se la casa non è in ordine. Quindi dobbiamo rimettere in ordine Forio, partendo anche dalle piccole cose, perché purtroppo noi abbiamo dei problemi che oggi sembrano grandi, ma sono di facile risoluzione. Tipo le spiagge. Noi siamo uno dei pochi comuni in Italia
a vocazione turistica che hanno ancora le spiagge libere senza servizi, quindi spiagge libere attrezzate. Anche le spiagge libere devono avere i bagni, spogliatoi, docce, servizi fondamentali. Però restando poi libere, oppure prendendo, diciamo, questo aspetto di finta spiaggia libera, perché questo si è visto in passato. Questo è importante precisarlo, la spiaggia deve essere libera, perché le persone che non hanno la possibilità economica di andare in una spiaggia privata, quindi di poter noleggiare l'ombrellone, devono avere la possibilità di andare in spiaggia e di godere dei servizi fondamentali. Diciamoci anche questo, a Forio proprio, alla Chiaia, c'è una consolidata tradizione da parte soprattutto delle famiglie napoletane di venire qui a prendere casa in villeggiatura a Forio, quindi si muove un'economia anche molto interessante, e queste persone vogliono stare sulla spiaggia libera, quindi in effetti la spiaggia libera è una risorsa che poi crea una ricaduta anche in termini economici e turistici notevole. Non si prende magari denaro dal fitto dell'ombrellone, ma poi verranno vendute tutta una serie di servizi accessori e di benefit a queste persone, che tra l'altro poi scelgono Forio perché vogliono la spiaggia libera. Questo è fondamentale, e io penso soprattutto anche ai disabili. Oggi una persona normodotata può accedere alla spiaggia libera se non ha una capacità economica. Una persona invece che ha difficoltà motorie, purtroppo tutto questo non gli è permesso. Quindi le nostre spiagge libere devono essere attrezzate anche per accogliere le persone disabili gratuitamente. Veniamo un attimo a Citara, visto che noi da questa bella terrazza dove ti sto facendo l'intervista ci affacciamo su Citara, e Citara erano iniziati una serie di lavori di riqualificazione che poi hanno preso percorsi bislacchi. Vorrei capire la tua idea su Citara qual è? Allora, Citara penso che sia proprio lo specchio del fallimento di questa amministrazione. Non è tollerabile che la strada, la passeggiata che porta ai Poseidon, sia chiusa da transennata da 3 anni. Questo è inaccettabile. E quindi riqualificare Citara è fondamentale, perché non dimentichiamo che oltre ad essere una delle spiagge più importanti dell'isola d'Ischia, non dimentichiamoci che c'è il famoso giardino Poseidon, che è il fiore all'occhiello, penso, un po' di tutta l'isola. Quindi riqualificare la zona, ma soprattutto attenzione alla quotidianità, perché se andiamo a vedere, dei lavori sono stati fatti nella piazza di Citara, ma oggi sembra che sia nel degrado assoluto, perché c'è incuria, non c'è attenzione proprio a curare, non dico i particolari, ma proprio le cose fondamentali. Ci sono panchine divelte, paletti divelti, non viene spazzata la strada quando praticamente capita che a seguito di agenti atmosferici si riempia la piazza di sabbia o di terra, quindi proprio cose... Però diciamoci anche la verità, a Citara esistono dei potentati, diverse famiglie anche in lite tra di loro, che comandano un pochino l'andamento della vita a Citara, e spesso poi intralciano anche quelle che possono essere le decisioni di un'amministrazione. Come la risolviamo? Per esempio lì ci sta tutta la zona dei baretti, tutta la storia dei baretti. Io ho sempre detto dal primo giorno della nostra campagna elettorale che noi saremo un'amministrazione che dimostrerà coraggio. Abbiamo dimostrato coraggio nello sfidare i mostri sacri della politica foriana, mostri sacri solo perché detenevano il potere da tanti anni e con una, incutendo timore alla gente. Adesso dimostreremo coraggio nell'amministrare, quindi noi saremo anche l'amministrazione delle scelte impopolari. Mi parlavi dei chioschi a Citara, io quando gestivo la delega al suolo pubblico avevo chiesto al sindaco uscente che praticamente lo spazio destinato al suolo pubblico non doveva andare oltre la fioriera che oggi non si vede perché è superata dai tavolini. Questo era un segnale importante, far capire alle persone che l'amministrazione è vicina ai commercianti, vicino alla gente, ma si devono rispettare delle regole. Le regole devono essere uguali per tutti, prescindere che se abbiano votato Stani Verde o l'altra coalizione. E certo che va un po' irregimentata la situazione, perché altrimenti sfugge di controllo, e tutto quello che sfugge di controllo poi non ha più nessun tipo di efficacia, cioè l'amministrazione non riesce più poi a determinare una politica precisa. Due parole proprio sul porto. Il porto è una grandissima risorsa, anzi non è che è una grandissima risorsa, è di più, perché il porto è proprio il polmone dell'economia ed è
la porta d'ingresso dal mare verso Forio, che tutto sommato è sempre stata molto sottostimata, gestita diciamo in maniera abbastanza anche svaccata, e invece forse meriterebbe una maggiore attenzione. Allora, sul porto sono state dette nei miei confronti un sacco di falsità. Decidemmo praticamente di realizzare il porto, ma non avevamo le risorse economiche. Cosa facemmo? E ho votato anche io quella delibera. Con quella delibera davamo delle linee guida. Si doveva creare il porto con una società, i privati dovevano praticamente prendersi l'onere di fare l'investimento, senza avere nulla a pretendere nei confronti dell'ente pubblico, del comune di Forio. Quindi a suo rischio doveva fare questo investimento. Il primo lotto è stato fatto, è stato creato il porto con i pontili ed una serie di servizi. Poi successivamente lì c'è stata la falla, praticamente nel controllo. Non è stato controllato il privato. Noi ad oggi non, anche i bilanci arrivano sempre in ritardo. Quindi questi i conti del porto sono sempre o in rosso o in pareggio. Il comune di Forio così non vede mai un euro. I lotti successivi non sono stati fatti, quindi i lavori successivi non sono stati effettuati, il porto, ci troviamo un porto oggi che funziona ma non è completo. Allora adesso noi ci dobbiamo riappropriare del porto, il comune di Forio dovrà gestirlo direttamente, cioè le entrate, questa è l'idea, le entrate devono essere del comune di Forio. I servizi li possiamo dare in gestione, ma solo i servizi, non gestione del porto. Questo farà sì che noi avremo un controllo totale sulle entrate e i soldi resteranno al comune di Forio e quindi ai cittadini foriani. Allora, io se posso permettermi di darti un suggerimento, perché certo. Se è vero che tu sei candidato come sindaco di Forio, è vero che io sono candidato come presidente di Federalberghi, quindi magari se verrai eletto tu e verrò eletto anch'io, domani potremo lavorare insieme, io me lo auguro per entrambi. Grazie. Il porto di Forio può essere un attrattore di eventi e può essere diciamo un coagulo proprio di eventi molto importanti, e noi abbiamo visto recentemente alcune regate che prendono spunto proprio dal porto di Forio, oppure delle gare di offshore e tutto questo. Probabilmente questo tipo di manifestazioni, e poi abbiamo visto anche la gara del triathlon, certo. C'è di tutto lì. Ed è anche bello che poi avviene proprio nella strada che conduce all'ingresso del comune di Forio. Bene. Se organizzate in maniera sistemica e se organizzate anche all'interno di un programma di lunga gittata, tutto questo può diventare determinante anche come attrattore turistico, perché è evidente che se io, che sono una persona magari legata al mondo della navigazione, so per tempo che a Forio e da Forio partono delle manifestazioni di grande interesse, forse sono più incline a prenotare un albergo a Forio, stanza a Forio, fittare una casa a Forio, perché dico io in quel periodo voglio vivermi questa esperienza. Allora, questo l'abbiamo detto in campagna elettorale più volte, ho spiegato che c'è bisogno di programmare in anticipo le cose, non possiamo fare il Natale e il cartellone degli eventi pubblicarlo una settimana prima, quindi in tutti i cataloghi delle agenzie che pubblicizzano Ischia, in tutti i modi si deve pubblicizzare gli eventi che si terranno a Forio, ma questo, per fare questo appunto c'è bisogno di programmazione. Allora la domanda te la pongo io, ma ancora vogliamo sperare di pubblicizzare Forio con Made in Sud, con questi eventi, o vogliamo iniziare a sfruttare le nostre risorse, soprattutto le risorse della tassa di soggiorno, per creare degli eventi importanti? Allora, è chiaro, io penso che questa sia la strada giusta, e tu sai che oggi io mi candido come presidente di Federalberghi, in passato ho avuto un ruolo in amministrazione e quindi credo moltissimo anche nelle capacità che l'amministrazione può avere di dare delle risposte, delle soluzioni concrete. Il punto qual è? Che per poter lavorare bene è necessario creare una rete. La rete è potenza, la rete degli assessori, la rete dei sindaci, la rete di coloro i quali devono prendere le iniziative su determinati temi è fondamentale. Forio da solo non va da nessuna parte, Forio insieme alle altre amministrazioni può fare molto. Forio insieme alle altre amministrazioni, alla regione stessa e ai responsabili delle associazioni di categoria può veramente essere estremamente vincente. Io mi auguro con tutto il cuore che tu possa vincere queste elezioni, anzi voglio già pensare che io sto parlando al sindaco, ti ringrazio. Quindi al sindaco Verde,
e a mia volta spero di vincere le mie, in modo tale che la prossima volta ci potremo sedere e confrontarci, tu da sindaco, io da presidente della Federalberto. In bocca al lupo, Stani. Crepi, grazie.